Ciao ragazze, ciao ragazzi! Allora, oggi voglio fare questo video chiacchiericcio perché in realtà volevo fare un video sul make-up e poi invece mi è venuta questa improvvisa voglia di mettermi davanti alla videocamera a chiacchierare con voi, perché vi giuro che non mi ricordo l'ultima volta in cui ho fatto un video chiacchiericcio che mi mettevo proprio qua e chiacchieravo con voi. Forse ho fatto il video sui preparativi del matrimonio, però quello aveva un tema, erano i preparativi del matrimonio. Qui invece, mi avvicino un po' che sono lontana, qui invece voglio parlare con voi di quello che mi passa per la testa, delle ultime cose, ultimamente quando vedo alcuni commenti, specialmente alcuni messaggi eccetera, vorrei rispondere, però poi non ho mai l'occasione perché nei vari video non voglio andare fuori tema, e quindi in questo video così chiacchiereremo un po' di tutto. Oggi tra l'altro ho un trucco che mi piace un sacco, non riesco a parlare benissimo, siamo messi. Nicole, l'ho fatto con la Sweet Peach Palette di Too Faced e lo amo, quindi volevo parlare. Allora sì, iniziamo proprio con il matrimonio, dai, così poi passiamo ad altre cose. Allora, super buone notizie, perché siamo a posto, praticamente abbiamo finito tutto, ci manca solo, piccolo particolare in realtà, le fedi. Non abbiamo ancora scelto le fedi, in realtà c'è stata tipo una guerra tra me e Tomas, perché io la voglio sottile, cioè ho già l'anello di fidanzamento che è bello, importante, e quindi siccome voglio indossare la fede e l'anello di fidanzamento assieme, non voglio solo la fede, voglio indossare sempre anche questo, vorrei che fosse una cosa sottile e sobria, mentre Tomas vuole un pataccone di fede, tipo gli anelli da uomo, avete presente quelli piatti, un po' più larghi, opachi, e io non posso andare in giro con un anello piatto, largo e opaco, quindi o prendiamo due fedi che non c'entrano niente l'una con l'altra, oppure cerchiamo una via di mezzo, magari io non prendo proprio la fede più sottile al mondo, prendo una roba standard tra virgolette, e lui magari si prende anche lui una roba un po' più standard, perché cioè devono essere uguali, io adesso non lo so, cioè mi dicono tutti che devono essere assolutamente uguali le fedi. Noi avevamo visto un paio di fedi che si incastravano, quella da uomo era un po' più larga, però le abbiamo cercate e non esistono più, quelle erano tipo di chissà quanti anni fa, e quindi ditemi un po' voi, cioè se vi siete sposati, se ne sapete qualcosa. Noi, io le voglio uguali, perché se no non sembra neanche che siamo sposati, cioè abbiamo due anelli che non c'entrano niente uno con l'altro, e quindi oggi andiamo alla ricerca delle fedi, volevamo andare già ieri, era chiuso tutto, quindi oggi andiamo. Io non sono più abituata ai negozi chiusi di lunedì, perché 5 anni in Olanda in cui lunedì era un giorno normalissimo, e poi devo ancora abituarmi al fatto che chiudono all'ora di pranzo. Vi avviso che questo video sarà molto random, io che vago con i pensieri, e quindi oggi che martedì andremo e finalmente troveremo, spero, le fedi, spero. Altra cosa che ci manca, ho già sistemato i fiori, ho già scelto dove andare una signora molto molto simpatica e gentile che mi ha già confermato che si possono fare, perché io voglio il tema del matrimonio, voglio che sia bianco e rosa cipria. Quindi non un rosa da battesimo, per farvi capire, tipo un rosa un po' più spento, un po' più carne, piuttosto che un rosa Barbie, per farvi capire più o meno quello che sto dicendo. I miei capelli sono osceni, e quindi la fiorista mi ha confermato che si può fare assolutamente, saranno rose bianche, rosa cipria, che poi si intonano anche con le bomboniere, quindi sono molto molto contenta. Ho già l'idea per il bouquet, che sarà più o meno così, anzi vi metterò la foto del bouquet che voglio qui, così faccio prima, e quindi anche questo abbiamo sistemato, mancano proprio solo le fedi e la torta. Mi hanno detto che è molto difficile, perché praticamente tutti ti propongono quelle a più livelli, noi invece vogliamo quella classica, cioè a tre piani o due piani, insomma comunque quella classica, quindi oggi andiamo in un posto che ci hanno consigliato tanto e quindi speriamo, insomma, comunque dovremmo farci preparare gli assaggi per poi provarli, perché non vogliamo le torte con l'alcol all'interno eccetera eccetera, quindi dobbiamo appunto vedere un attimino torta, anelli, e dopodiché siamo a posto, anche perché in realtà ad agosto chiudono tutti, noi ci sposiamo il 26 di agosto, ma non possiamo fare niente ad agosto perché sono tutti chiusi, e quindi bisogna assolutamente fare tutto entro luglio. Quindi in molti mi avete scritto sei ritardizio, perché vi ho fatto vedere su Instagram gli inviti, in tantissime mi avete scritto che
è tardissimo per gli inviti e ci siamo resi conto che è vero, è tardissimo per gli inviti, ma a mia discolpa ho il fatto che tutti praticamente sanno già ora, data del matrimonio e tutto quanto, perché abbiamo detto a voce a tutti, perché volevamo assicurarci che tutti insomma si tenessero liberi. Ovviamente gli inviti arrivano tipo un po' più come conferma ufficiale, però già tutti sanno che in quella data, in quell'ora sono nostri. E questo è l'invito, in realtà non so se si vede, ma l'abbiamo fatto fare in madreperla, come vi dicevo. C'è la T di Tomas, la N di Nicole, ma sono appunto in madreperla, che costava di più rispetto all'argento, all'oro e tutto il resto, però oro e argento era talmente tanto forte sulla busta che non ci piaceva, e quindi abbiamo preso questi qua. E poi, se riesco ad aprirlo, qui c'è l'invito vero e proprio. Devo farvelo vedere più da vicino, lo vedrete più da vicino nelle immagini. Qui c'è l'invito vero e proprio che si apre ad incasso, ci sono questi due cuori sempre con questo disegno tutto in madreperla, molto molto carino. Questo è, abbiamo scelto tutti e due subito questo ed eravamo super d'accordo, è stata una cosa tipo due minuti, questo, ding, e ce n'erano un sacco tra cui scegliere. E poi all'interno c'è l'invito vero e proprio e poi due biglietti, uno è quello separato per chi viene anche al ristorante dopo la cerimonia e poi ce n'è un altro con il regalo, con insomma le coordinate bancarie per farci un regalo a scelta. Noi abbiamo voluto fare così, cioè ognuno dà quello che si sente di dare, non abbiamo fatto lista nozze perché noi abitiamo già insieme. E proprio a proposito di questo volevo dire alcune cose, perché? Perché quando vi ho fatto vedere su Instagram gli inviti, ero tutta emozionata, appena li ho visti, tac, io vi posto subito la foto, prima di farlo vedere alle mie amiche lo faccio vedere a voi, rendiamoci conto, e vi ho fatto vedere eccetera eccetera, e alcune mi hanno scritto ma guarda che è di cattivo gusto, ma non si fa, ma avete messo l'IBAN nella lettera. Allora, perché abbiamo fatto così? Teoricamente, e l'hanno fatto tutte le mie amiche praticamente, allora, numero uno, non volevamo fare una lista nozze perché abbiamo già tutto, noi conviviamo da ormai da un anno e mezzo e quindi non abbiamo bisogno di niente. Qui abbiamo tutto, Tomas nella sua casa di famiglia, poi ancora un sacco di roba, non sappiamo neanche dove mettere, cioè noi veramente non ci serve niente, abbiamo praticamente tutto nuovo, quindi non, sarebbe stato veramente stupido fare una lista nozze se non ci serve niente, perché avremmo avuto centinaia di oggetti che sarebbero stati inutili e far buttare via i soldi ai nostri invitati non ci piaceva come idea naturalmente. L'alternativa era, ed è quello che volevamo fare ed è quello che fanno tutti e che hanno fatto tutte le mie amiche, vai in un'agenzia viaggi se vuoi organizzare il viaggio di nozze, vai in agenzia viaggi e loro ti danno un conto su cui tu puoi chiedere ai tuoi invitati di farti versare appunto per aiutarti ad organizzare il viaggio di nozze. Quindi o l'agenzia viaggi ti dà un conto e tu lo inserisci negli inviti, oppure la gente va di sua spontanea volontà in agenzia viaggi per versare. Noi volevamo fare così, nel senso che la gente sarebbe andata direttamente in agenzia viaggi. Il fatto è che molti dei nostri invitati praticamente, non voglio dire la maggior parte, ma quasi, non sono di Trieste, quindi sarebbe stato molto difficile per loro andare personalmente in agenzia viaggi, sarebbero dovuti venire, non lo so, due giorni prima al matrimonio per andare a cercare l'agenzia viaggi e andare libera, non avrebbe avuto senso. Ripeto, molti dei nostri invitati non sono neanche in Italia, quindi dovevamo per forza inserire questa cosa nella busta, perché poi per loro è molto più semplice, mandano un bonifico e hanno risolto il problema, perché non ci piace nemmeno l'idea che uno debba venire al matrimonio con una busta piena di contanti. A, secondo noi era di cattivo gusto ricevere contanti eccetera, perché non vogliamo contanti, vogliamo che vada tutto sul conto per il nostro viaggio di nozze, non li vogliamo nemmeno vedere, nel senso vogliamo fare il tutto con l'agenzia, prenotare e poi partire, non vogliamo avere contanti noi, ma non ci piacerebbe nemmeno avere tutti quei soldi sinceramente il giorno del matrimonio lì, perché non si sa mai, e visti trascorsi, e quindi
questa è un po' la spiegazione del fatto dell'IBAN. Non ci sembra per niente di cattivo gusto, anzi sono stati tutti a chiederci, vi prego mettetemi nell'invito cosa devo fare per il vostro matrimonio, perché cioè come regalo, perché altrimenti la gente non sa cosa fare, si trova in difficoltà, così sono tutti a posto. Poi in realtà ci sono delle altre cose che mi hanno dato molto molto fastidio, non voglio parlare troppo di ciò per non coinvolgere altre persone, queste altre persone, ma mi sono arrivati dei messaggi e mi stanno ancora arrivando dei messaggi che mi dicono: ma il tuo ex Neil era troppo buono per te, tu non te lo meriti, e tutto questo odio che non so come mai è uscito, e il che non mi piace. Io quando ci siamo lasciati ho voluto non ho voluto creare polemiche eccetera, lo sapete, ve l'ho detto che è stata una decisione che abbiamo preso insieme e che quindi in realtà l'aveva presa prima lui e poi io ero d'accordo, poi lui ha cambiato idea della serie e per me era già un pochino tardi, quindi qui sto parlando appunto di oltre 2 anni fa ormai, da preistoria, molti di voi non sapranno nemmeno di chi sto parlando, ma appunto non mi piace il fatto che mi venga detto quella persona per te era troppo buona, ma non mi piace in generale quando si giudicano persone e situazioni di cui non si conosce niente, perché la gente, non voglio dire voi, perché molto di, cioè, il 99% di voi sa benissimo come comportarsi, ma c'è quell'1% di persone che pensa di poter giudicare appunto e addirittura sparare sentenze riguardo a persone e situazioni di cui non sanno nulla, perché voi avete visto nei vlog eccetera eccetera soltanto una piccola parte, cioè quello che io decidevo di mandare online riguardo alla nostra relazione, non sapete neanche il 20% di quello che in realtà c'era, di quello che succedeva, eccetera eccetera. Ripeto, non voglio andare nel dettaglio, non andrò in nessun dettaglio perché non mi piacciono le polemiche, però ripeto, non giudicate persone, situazioni se non le avete vissute e se non le state vivendo, e anche in quel caso giudicare non è carino, però almeno potete parlare con cognizione di causa, come si dice, almeno sapete di cosa state parlando, perché in questo caso non sapete di cosa state parlando, non sapete quanto ho sofferto io in quella relazione per anni, non per mesi o giorni, per anni, e non sapete perché alla fine ci siamo lasciati. Queste non sono cose che secondo me devono diventare pubbliche, non mi è mai piaciuto mettermi davanti alla videocamera a parlare del passato, parlare di altra gente. Io nel momento in cui con lui ho chiuso non ho più menzionato online, perché secondo me non è online che bisogna portare i propri problemi personali, chissà per quale motivo poi, quindi ci tenevo a dire questo perché mi rattrista molto il fatto che si possa pensare di stare da una parte o dall'altra. Io non ho mai voluto che si creassero delle parti, ma comunque non mi piace quando mi vengono dette delle cose e poi la gente in realtà non sa nemmeno di quello che sta parlando, perché appunto si è capito il discorso, quindi questo è quello che volevo dire riguardo questo. E altro tema che volevo toccare era il fatto dell'ostentare io ho sempre guardato, anche quando non me le potevo permettere, video di persone che avevano borse di lusso, vestiti di lusso, trucchi costosi, scarpe costose eccetera, perché queste cose mi piacciono e quando le vedevo, ripeto, quando non potevo comprarmi niente, quando vedevo queste cose in TV o in videocamera o su YouTube, pensavo sempre anch'io un giorno ce la farò, o comunque mi godevo semplicemente il fatto di vedere queste cose che a me piacevano. Non mi rodeva, non ci stavo male perché io non le avevo e quindi non mi andava bene che gli altri le mostrassero, ero contenta per quella persona, genuinamente. E quindi mi fa un po' pensare quando ricevo messaggi del tipo: tu, perché la gente non si può permettere, che poi la gente, alcuni, perché tu, la stragrande maggioranza della gente non si può permettere, tu mostri. Allora, io ho un canale che è sempre stato di trucco, di moda, di
accessori moda, quindi questo è quello che ho sempre fatto vedere. E se il mio canale ha il successo che ha, è anche per questo secondo me, perché la gente, come a me per prima, piace vedere, a me piace condividere con voi, così come se viene con una mia amica e le dico: mamma mia, mi sono comprata la Chanel, te la faccio vedere, oddio, sono troppo contenta, cosa ne pensi? Devo prendere un altro colore, devo prendere, cioè, cosa ne dici, boh. E questo è esattamente quello che faccio con voi, cioè, quando ho qualcosa voglio condividerlo con voi, ma proprio perché siete delle amiche con cui io voglio condividere quello che mi succede, non solo gli acquisti, ma il mio canale appunto è di moda, make up e poi ovviamente adesso è lifestyle e si parla di tutto in questo canale, davvero vi faccio vedere le mie giornate eccetera, i miei gatti, gatto Denver che è qua che dorme, però non dovete pensare che io lo faccio perché voglio far vedere, ah, io ce l'avevo, no, non è così, perché anch'io non avevo niente, voglio dire, quindi, però mi piaceva comunque guardare, quindi questo è, non so se sono stata molto chiara, però non mi piace quando mi viene detto che io faccio questi video o che io faccio delle foto perché voglio ostentare la mia ricchezza, che non sono ricca, nel senso, però quello che mi compro me lo sudo, tra virgolette, nel senso che sono tutti soldi miei, sono cose che io decido di comprare, sono investimenti che io decido di fare con il frutto del mio lavoro, quindi siccome non sto rubando niente a nessuno e non sono un politico che, insomma, frega agli altri, non mi piace nemmeno che mi venga detto: ah, ma tu lo fai perché tu vuoi ostentare, perché tu vuoi far vedere queste cose per farci sentire male? No, assolutamente no. Se non siete della grande maggioranza di persone a cui piace vedere queste cose solo per la bellezza di vederle, io sono iscritta a centinaia di migliaia di canali YouTube e Instagram che magari parlano anche altre lingue solo perché voglio vedere gli oggetti, perché mi piace guardarli. E so che la stragrande maggioranza di chi mi segue è come me, quindi, però, se siete nella percentuale di persone che non vuole vedere, io non dovrei nemmeno dirle queste cose, però se siete nella percentuale di persone che non vuole vedere queste cose, semplicemente evitatele, perché altro non posso fare, insomma, comunque mi viene richiesto sempre, 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 io agli incontri, quando incontro le mie follower per strada, chiedo sempre: ma quali sono i tuoi video preferiti, cosa vuoi vedere di più? E mi viene detto tanto, 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 cioè mi viene detto spessissimo che i video preferiti, i post preferiti sono quelli sulle mie borse, sono quelli sulle mie scarpe, la mia collezione di borse, eccetera, eccetera. Quindi voglio continuare a fare quello che mi piace fare, fare quello che mi rende felice e quello che rende felice i miei follower. A proposito, se avete qualsiasi richiesta di video, di contenuti che volete vedere, scrivetemi tutto qua sotto, perché voglio sempre sapere dalle mie follower cosa vogliono vedere, magari cosa volete vedere di meno, cosa volete vedere di più, se ci sono video che vorreste che facessi perché ancora non li ho fatti, insomma scrivetemi assolutamente tutto. Altra cosa, vi prego, scrivetemi quali serie TV vi piacciono, perché allora da quando sto con Tomas, io vi giuro, non ho più visto una serie TV perché lui non piacciono tantissimo, almeno lui pensa che non gli piacciono, però io voglio fargli cambiare idea, quindi al posto di guardare sempre i soliti film, voglio finalmente inserirlo nel mondo di cui, cioè, nel mondo senza uscita delle serie TV, quindi fatemi sapere. Allora, mi avete consigliato già 13 Reasons Why all'incontro di che ho fatto in provincia di Trento e mi ha stupito, perché in tantissime mi scrivete che devo assolutamente vedere 13 Reasons Why. Poi Better Call Saul mi hanno detto, che avevo già iniziato a vedere tempo fa ma poi non ho finito, poi mi avete detto Girl Boss, e poi fatemi sapere assolutamente altre serie TV se merita, qualsiasi cosa. American Horror Story l'ho seguita fino a quale stagione? La quarta, quella del clown, poi non l'ho più visto, ma mi hanno detto che dopo quella stagione è sceso un po' il livello di non lo so, ho sentito che da quando è arrivata Lady Gaga non è proprio il massimo come serie TV, ma voglio sapere che cosa ne pensate, consigliatemi anche quella se vi è piaciuta, o comunque consigliatemi altra serie TV che io poi non ho più visto, è Pretty Little Liars, perché ad un certo punto, ma anni fa tipo, era diventata super super noiosa, però sto pensando di rivederla, perché no spoiler, vi dico subito, non ho idea di come sia finito, so che è finito, non ho idea di chi sia A, cioè io non so niente, cioè io ero rimasta che Allison, giusto, si chiamava Allison, era morta, invece poi si è scoperto che non lo fosse, quindi non mi spoilerate niente, però ditemi se
ha senso ricominciare a guardare Pretty Little Liars oppure no. Altre novità, allora, ad agosto, prima del matrimonio, praticamente una settimana prima, andiamo a Los Angeles e volete sapere una cosa assurda, che tra l'altro è un'idea pazza che ho avuto io. Allora, Tomas è fissato con Sylvester Stallone, ok? Lui è fissato, cioè tipo il suo mito. Allora, io mi sono dovuta vedere tutti i film di Stallone, Rambo e Rocky inclusi, e ce n'è tipo di Rambo, penso ce ne siano tipo 5 o 6, e di Rocky anche 6, credo, quindi, e me li sono visti tutti, alcuni due volte, vi dico solo questo, quindi un minuto di silenzio per me, grazie, bene. E quindi, siccome Stallone vive a Los Angeles, gli ho detto: Tomas, senti, noi ci mettiamo davanti a casa sua e pretendiamo una foto e un autografo per te. Quindi questa è stata un'idea mia e non so, cioè potevo starmene zitta, invece no. E quindi adesso, quando ci andiamo, siamo già d'accordo che ci appostiamo davanti a casa di Stallone, cioè voi rendetevi conto, magari farò un vlog quel giorno, così vedete, magari le guardie del corpo ci lanceranno e ci butteranno via, e tipo ci uccideranno, spareranno a vista, però ci piazzeremo davanti a casa sua, perché sappiamo, tutti sanno dove abitano le star, fanno anche un tour e tutti, cioè, e ti dicono questo abita qua, questo abita là, quindi, e noi ci piazziamo e vediamo se riusciamo ad ottenere una foto ed un autografo per Tomas. Altro viaggio che abbiamo in programma, vorremmo andare a Parigi per qualche giorno dopo il matrimonio, ma non so se sarà fattibile perché Tomas non ha tante ferie, perché poi le due settimane che ti danno per il matrimonio ce le facciamo spostare a gennaio, perché in viaggio di nozze ci andremo a metà, a fine gennaio. E invece un'altra cosa in programma che abbiamo questo sabato, andiamo a Gardaland, non vedo l'ora, non vedo l'ora, con tra l'altro una coppia di ragazzi che voi conoscete bene, ma vedrete presto di chi si tratta. E quindi sì, sono super super contenta perché loro sono super simpatici, ci troviamo bene e soprattutto ci becchiamo a Gardaland, che è tipo il posto più felice al mondo e non esiste posto migliore. Io ci sono stata mille volte, ma sono sempre non vedo l'ora di andarci, e da quando mi sono trasferita in Olanda, tipo saranno almeno 5 anni che non ci vanno, quindi sono super 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 contenta. Altra cosa che mi è venuta in mente, che volevo menzionare, non c'entra assolutamente nulla, appunto sto passando da una roba all'altra, è il fatto di quando faccio vedere magari qualcosa di costoso e mi viene detto, è una cosa veramente brutta questa, e mi viene detto e poi ti lamenti se ti derubano, perché ci credo che ti derubano, perché fai vedere. Allora, non è normale che se non bisogna giustificare atti criminali per il solo fatto che una persona faccia vedere su internet, perché questo lo sapete, è il mio lavoro, lo faccio da sempre, e non è normale che un atto criminale, che un furto, venga giustificato da ciò. E, detto questo, voglio ricordare, perché ci sono molte che sono preoccupate per me, e vi ringrazio davvero, ma le due volte che mi sono successi questi casi, che non c'entravano niente l'uno con l'altro, erano due casi isolati che con YouTube non c'entravano niente. Il primo, quando mi sono entrata in casa, io abitavo ad Amsterdam, purtroppo c'era una banda di criminali che stava derubando tutte le villette a schiera in quella zona, e noi siamo stati gli ultimi, per farvi capire, quindi sicuramente avranno visto me in giro con qualche borsa o non lo so, e ovviamente avranno detto ok, loro sono i prossimi, però non è una cosa, non è stata una cosa legata a YouTube, perché ripeto, io non faccio mai vedere dove abito, non filmo mai attorno a casa mia, non filmo mai quello che si vede fuori dalle mie finestre, quindi non vi preoccupate per me, ma volevo ricordare che a chi mi dice ci credo che poi ti derubano, guarda cosa fai vedere, no, non giustifichiamo atti criminali, e comunque quello che mi è successo non era neanche un po' legato a YouTube, e questo me l'ha detto la polizia, perché quando mi sono entrata in casa e poi li hanno beccati due di questa banda, mi hanno anche indicato tutte le altre case che avevano derubato, e tipo due miei vicini proprio di rimpettai, perché una era di fronte da questo lato, una dall'altro, hanno derubato entrambi, e questa cosa andava avanti tipo da un anno e mezzo, e noi siamo stati solo gli ultimi di una lunghissima serie, anzi tra virgolette ci è andato ancora bene, perché hanno derubato prima tutti gli altri, poi
noi, peccato che non ho cambiato casa prima. E invece la seconda volta, quello che è successo tornando da San Francisco, purtroppo è una cosa che a San Francisco succede. Io adesso sono in contatto con la polizia di San Francisco, non è ancora finito tutto, ho ricevuto il rimborso dal France, purtroppo le mie borse non le ho viste, però volevo farvi capire che con la polizia abbiamo più o meno individuato di chi si trattava, ed erano le persone al check-in che vedevano, hanno visto me, praticamente avranno intravisto il mio portafoglio, la mia borsa, eccetera, e poi hanno indicato ai colleghi che si occupavano dei bagagli in magazzino di aprire proprio la mia. L'hanno fatto anche con altre persone, e San Francisco credo stiano mettendo le videocamere, eccetera, perché la polizia mi ha detto che non ci sono, e quindi questo, insomma, volevo solo farvi capire che le due cose che mi sono successe, completamente non legate una dall'altra, ma due cose random successe a 2 anni di distanza, non c'entravano niente con YouTube, quindi non vi preoccupate per me per questo. Purtroppo le cose capitano. Adesso so che nel bagaglio a mano devo portare tutta la roba di valore, e nel bagaglio estiva lascio solo tipo biancheria, roba che non vale niente, oppure gli metto la trappola per topi la prossima volta. Ma appunto volevo ricordare che questi due fatti con YouTube non c'entravano niente. Quindi questo è davvero tutto, spero vi sia piaciuto questo video, perché non, cioè, ero prima sotto la doccia, pensavo lo faccio, perché cioè non so se vi interessa starmi a sentire per così tanto tempo mentre chiacchiero di robe a vanvera e di robe sconnesse, però poi mi sono detta sì, lo filmo perché mi piace ogni tanto spaziare dai soliti video e mettermi qua e chiacchierare con voi come con delle amiche proprio. Peccato che voi non possiate rispondermi in diretta, devo fare altre dirette assolutamente. Quindi questo per oggi è tutto, spero di aver detto tutto quello che volevo dire, spero davvero che vi sia piaciuto questo video, che io sono sempre insicura e non so mai se vi piaceranno oppure no, anche l'ultimo video che siamo in trending, tipo 27esimi in trending, io ci sono rimasta, non mi aspettavo, quindi vi ringrazio per tutto. Scrivetemi nei commenti per qualsiasi richiesta, qualsiasi cosa, già ve l'ho detto. Bacio e alla prossima, ciao.